Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Buon di fiove, buon di toso, buonasera fiove, buonasera tose, dipende da che ora guarderai sto video e buona domenica. Come andiamo? Spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con tutto il mio entusiasmo. Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a casa Stene. Come potete vedere, postazione insolita, ma la userò spesso prossimamente, perché per una serie di questioni personali, per una serie di impegni, sarò spesso in giro, per cui indipendentemente da ciò, cercherò sempre di proporvi comunque qualche contenuto. E oggi la giornata, insomma, richiedeva per quanto poco una mia presenza, non dico immediata o quasi, al termine di questa regular season del girone B della Serie C. Giù il cappello al Perugia, che oggi vincendo 2-0 a Salò con le reti di Elia e Minesso, sconfigge appunto i Lombardi e vede il paradiso della Serie B, ritornando poi tra l'altro in cadetteria dopo un anno di purgatorio in Serie C. Dall'altra parte l'ultima antagonista che poteva ovviamente scippare il titolo di campione al Perugia era il Padova, che comunque allo stadio Ganeo in data odierna ha vinto per 1-0 contro la San Benedettese grazie ad una rete di Della Latta, ma ovviamente in concomitanza con la vittoria dei Grifoni tutto ciò non è bastato. Ci sarebbero da fare tantissime considerazioni, però non mi voglio dilungare più di tanto, ma cercherò come al solito di essere estremamente corretto, onesto e di essere in un certo qual modo anche equilibrato nel mio giudizio. Innanzitutto ribadisco, chi vince merita ovviamente gli applausi, merita ovviamente gli elogi, e chi perde deve chiaramente riflettere. Le considerazioni da fare però devono anche essere estremamente oneste. Oggi non me ne vogliano gli amici di Perugia, la partita di Salò è stata sbloccata da un gol estremamente irregolare, perché sul bellissimo tiro di Elia la posizione di Juan era irregolare, perché ostacolava la visuale del portiere De Lucia, ma al di là di tutto ciò io penso che nel computo finale, che non riguarda la partita odierna, ma proprio il percorso che ha fatto la squadra biancorossa, sponda ovviamente umbra, sia il coronamento di un torneo ad alto livello. La squadra perugina ha vissuto un momento estremamente difficile dopo la trasferta di Fermo. Da lì, come ho già detto in precedenza su altri video, il mister Caserta si è caricato la squadra sulle spalle, è stato un grandissimo motivatore ed ha compiuto un percorso netto che si è appunto concretizzato oggi con la promozione in Serie B. Dall'altra parte c'è questo Padova, un Padova che ha dilapidato un vantaggio enorme. Bisogna anche essere onesti nell'analisi, ribadisco questa parola, bisogna anche essere obiettivi nel momento in cui uno esprime dei giudizi. Il Padova è stato condannato dagli episodi, soprattutto quello di Trieste, un episodio grave. Quel punticino in più di Trieste voleva dire promozione in Serie B. Ma al di là di tutto questo, che ripeto, fa parte della sacrosanta amarezza del tifoso padovano, anche oggi, per l'ennesima volta, si è vista una squadra scarica in campo. Di fronte aveva la San Benedettese, una compagine alla quale va il mio personalissimo elogio, plauso, perché di fronte a una situazione societaria così assurda hanno sempre dimostrato estrema professionalità i giocatori marchigiani. Bene, di fronte comunque a un avversario demotivato, nemmeno oggi i biancoscudati sono riusciti a imporsi e
poco prima del gol di Le Della Latta ci sono state due grossissime occasioni per i sanbenedettesi con Angiulli e Botta che secondo me avrebbero veramente ammazzato la partita in tutto e per tutto. Però la sfortuna prima e la bravura del portiere Dini poi hanno fatto sì che il Padova non capitolasse. La squadra di Mister Mandollini oggettivamente deve ricominciare da zero, deve resettare. Una compagine che oggettivamente è sulle gambe, atleticamente parlando, da un buon mesetto, mentre mentalmente proprio non c'è. Ritornando poi all'episodio di Trieste, da lì poi qualcosa nella testa dei giocatori padovani ovviamente si è rotto e tutto poi si è esploso in maniera estremamente negativa in quel di Modena. Un'altra gara decisiva che il Padova ha affrontato veramente male, in una maniera che penso anche il tifoso padovano più pessimista non si sarebbe mai aspettato di vedere la propria squadra giocare in quel modo. E oggi, contro, ribadisco, una squadra che non aveva nulla da domandare al campionato, ha avuto delle difficoltà enormi, sia a livello nervoso e soprattutto a livello fisico. Quindi ci sono 20 giorni per il Padova per ricaricare le batterie, per resettare questa situazione e per tornare ad essere quella squadra che fino a un certo momento del torneo aveva ammazzato il campionato, perché comunque il Padova all'interno della sua rosa, all'interno del suo contesto, ha veramente dei giocatori di valore, il cosiddetto lusso per la categoria. Il Padova ne ha tanti di lussi per la categoria e nemmeno questo è bastato. Paradossalmente sarebbe stato forse meno doloroso che il Padova oggi avesse pareggiato o perso con la Sanbenedettese piuttosto, ecco, di perdere così sul filo di lana e a discapito di due gol di vantaggio perché in base appunto alla regola degli scontri diretti è il Perugia che ha la meglio sulla squadra della Città del Santo proprio per una differenza minima che sono due reti. Io personalmente l'ho già detto a suo tempo, questa regola la trovo assurda, perché nel momento in cui due squadre realizzano un po' di punti, oltre 140 punti in due, sarebbe stato a mio avviso tutto più bello se ci fosse stata una regola così old style anni 80, dove le prime due spareggiano e dopodiché vinca la migliore. Non è così, non va così adesso nel 2020, le cose cambiano, però ribadisco, al di là di tutto questo, al di là di tutte queste considerazioni, giù il cappello al Perugia, complimenti alla squadra umbra, è giusto che i tifosi perugini festeggino, è giusto che si godano il momento, perché ribadisco, bisogna anche essere estremamente oggettivi nelle analisi e nelle considerazioni, come ha fatto tanti punti il Padova, altrettanti ne ha fatti il Perugia, anche la squadra umbra ha vissuto i suoi momenti, no? L'ho già detto prima, il pareggio di Fermo, il pareggio in casa con la Sanbenedettese, però la squadra di Mister Caserta si è dimostrata molto più battagliera, molto più grintosa, si è visto obiettivamente anche oggi a Salò. Che atteggiamento diverso rispetto a quello che c'era a Leoganeo hanno messo in campo i giocatori del Grifo. Nulla ragazzi, io direi che inutile dilungarsi più di tanto. Ci sarà tempo in settimana per approfondire ulteriormente gli argomenti. Ci sono state anche altre sentenze quest'oggi, una pesantissima, ovvero che al 92esimo praticamente l'Arezzo è retrocesso nei dilettanti e quindi un'altra piazza importante che abbandona almeno momentaneamente, insomma, il professionismo e personalmente mi spiace perché c'era stata una grande rincorsa da parte della squadra aretina e invece poi purtroppo proprio alla fine qualcosa si è rotto e quindi la squadra di Mister Stellone è retrocessa. Però
Mentre, ecco, un colpo di coda incredibile, questo del Ravenna che al 92esimo vince in casa col Carpi e quindi ciò gli consente di potersi giocare un'eventuale salvezza ai play-out. I play-out saranno Legnago contro Ravenna e Imolese contro il Fano. Bene Fioi, bene Tose, direi che per il momento il video si può concludere qui e quindi mi congedo. Comunque noi ci vediamo sicuramente prossimamente, sempre su Stene Channel per ulteriori appunto riflessi filmati inerenti alla conclusione della regular season della Serie C Girone B. Ovviamente questo video lo condividerò sul gruppo Serie Chat Girone B, per cui c'è Marco Ocra, Enrico Morselli, tutti i ragazzi e ragazze della community. Mi raccomando, un bel like sulla pagina Tana Giallo Blu proprio di Enrico Morselli e su quella pubblica e privata Serie Chat Girone B. Prima di congedarmi, non ho tutti i miei effettini, tutte le siglette, eccetera, eccetera. Comunque, grazie, grazie infinite, grazie di cuore a tutti gli iscritti, perché Stene Channel ha superato quota 14.800 iscritti. Adesso sono già addirittura 14.860 gli iscritti. Siete meravigliosi, vi ringrazio veramente, vi ringrazio della fiducia, vi ringrazio di tutto cuore perché per me, che ci tengo enormemente al mio piccolo canale YouTube, sono soddisfazioni enormi. Bene Fioi, bene Tosi, io direi che adesso veramente mi congedo qui, per cui cosa dirvi? Che vi voglio bene, steme bene, e ci vediamo al prossimo video o alla prossima puntata di Casa Stene. Ciao a tutti! Questo servizio è offerto da. Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram.